Sono passati 40 anni dalla morte di uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, Pierpaolo Pasolini. 40 anni da una morte violenta che ha fatto tacere per sempre la sua voce, ma non le sue parole, che hanno continuato a dividere e a far pensare. Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Il poeta dovrebbe essere sacro. Poeta e poi regista, scrittore, pittore, saggista e ancora comunista eretico, omosessuale, diverso. La sua diversità consisteva proprio in questa provocazione benefica dovuta a una sua assoluta mancanza di calcoli, di compromessi, di prudenza. La diversità di Pasolini è stata la sua forza e insieme la sua condanna. La condanna a un'esistenza sempre nel mirino, braccata e circondata da un enorme fiume di fango. Il Pierpaolo Pasolini, di cui ci occupiamo oggi, non è soltanto il letterato, il poeta, il cineasta che tanta notorietà ha avuto e tanta prestigio ha dato alla letteratura, alla poesia e al cinema italiano. Ma è il Pasolini delle vicende più oscure, dei suoi segreti e soprattutto delle iniziative giudiziarie contro di lui. Pasolini ha subito nella vita ben 33 processi, processi per i suoi film, per la sua opera letteraria, ma anche processi per i suoi comportamenti. Tutti processi montati sul nulla o processi figli dell'epoca, stiamo parlando della parte centrale del Novecento, che Pasolini affronterà a testa alta per quello che riguarda i processi ai suoi romanzi e ai suoi film, andranno a testimoniare per lui personaggi di prima grandezza come Ungaretti, Carlo Bo. Ci sarà un film, il Decameron, che avrà addirittura un record di denunce. Pasolini andrà ai processi così come un martire, sapendo che l'opera provocatoria di un poeta, l'opera provocatoria sì di un poeta, perché era poeta sia nel cinema che nella letteratura, è sempre stato principalmente un poeta, si presta a subire delle ritorsioni ed era pronto a prendere su di sé queste ritorsioni, come vedremo, a volte anche con il sorriso sulla bocca. Un palazzo di giustizia lei come lo vedrebbe così idealmente? Ma il più bel palazzo di giustizia che io abbia visto in vita mia l'ho visto nel sud del Sudan. Sono capitato in un villaggio dove stavano processando un giovane che aveva rubato un libricino. E questo processo veniva all'aria aperta sotto un grande albero, che era un gruppo di vecchi con intorno un po' di gente che assisteva. E questo giovane condannato con l'aria contrita all'aria aperta sotto quest'albero, beh, questo è il più bel tribunale che abbia mai visto. Vorrei che tutti i processi fossero celebrati all'aria aperta, in un giardino, per esempio. La vita di Pasolini può essere raccontata attraverso i suoi libri, le sue opere, i suoi film, ma anche attraverso il suo tormentato rapporto con la giustizia. 33 processi, più di 100 denunce. E poi le aggressioni fisiche, il continuo linciaggio della stampa. Mai nessun artista italiano, come Pierpaolo Pasolini, ha dovuto giustificarsi per le sue opere e la sua vita. Come se la sua breve e intensa vita fosse un corpo estraneo alla società e lui un criminale da perseguire, da condannare. ...1949, Pierpaolo Pasolini ha 27 anni. È uno stimato professore di lettere presso una scuola media della provincia di Udine. Ha già iniziato a farsi conoscere anche fuori regione. I suoi primi libri di poesie, scritti in lingua friulana, hanno avuto elogi da importanti critici letterari. Il primo mio libro è uscito nel 1942.
È un libro di poesie in dialetto friulano, che è il dialetto di mia madre. Nel 1945, durante la guerra, avevo fondato una specie di accademia, la chiamavo Piccola Accademia di Lingua Friulana. In sede di questa accademia, a nostre spese, io e altri miei amici, pubblicavamo dei libricini. Questo è dunque il secondo libricino che è uscito. Si chiama Diari, questo però in lingua italiana. Già qui parlo, per esempio, della morte di mio fratello partigiano, ecco. È già un tema nuovo nella mia poesia, evidentemente. La morte del fratello Guido, ucciso da partigiani comunisti filo-jugoslavi, non ha impedito a Pasolini di aderire attivamente al marxismo, l'ideologia che sente più vicina al mondo degli umili e dei lavoratori. La scoperta dell'impegno politico si è accompagnata ad un'altra scoperta, più privata e angosciosa. Pasolini si sente attratto dai ragazzi del suo stesso sesso e lo confida solo a pochi amici. Pasolini dichiara e scrive che ha sempre saputo della sua omosessualità da quando era addirittura giovanissimo. Solo due o tre dei suoi amici sono a conoscenza perché lui stesso ha voluto informarli. Non preferisce mai esibirla in età giovanile, ma al contrario la vive in maniera nascosta, in maniera direi molto negativa e sofferta. Pasolini tiene nascosta la sua condizione di omosessuale, che in un piccolo ambiente di provincia potrebbe costargli cara. Ha già rifiutato il ricatto di un prete che minacciava di rivelare la sua omosessualità se non avesse lasciato perdere la politica. E poi un giorno Pierpaolo Pasolini commette un errore fatale. Siamo nell'ottobre del 49 a Ramuscello, un piccolo borgo a pochi chilometri da Casarsa. Lì si svolge una sagra paesana. Quella sera Pasolini ha bevuto un po' e incontra alcuni ragazzi minorenni che conosce di vista. Con questi quattro ragazzi si apparta e tra di loro intercorrono dei rapporti di natura sessuale che si limitano a una masturbazione. Dopodiché cosa succede? Che come capita nei piccoli centri la cosa si viene a risapere e giunge fino all'orecchio dell'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri a questo punto interviene presso le famiglie di questi quattro ragazzi. Le famiglie di questi quattro ragazzi non hanno alcuna intenzione di querelarsi contro Pasolini. Allora, con una procedura del tutto anomala, anche in mancanza di querela, i carabinieri iniziano queste indagini. Interrogano Pasolini, interrogano appunto questi quattro ragazzi e poi passano tutto alla pretura locale. Nel primo interrogatorio lui non nega i fatti, quindi ammette che siano realmente accaduti, ma cerca di giustificare i fatti ponendo l'accento sul fatto che si sia trattato di un'esperienza a carattere eccezionale, unica. E anche che lui era sotto l'influenza della lettura di un romanzo di André Gide. In realtà è una cosa finta, è una confessione che lui ha trovato lì, ecco, adatta per il maresciallo dei carabinieri che lo interroga. Tutto il rapporto dei carabinieri finisce su Il Messaggero Veneto e Il Gazzettino. Due giorni prima, il 26 novembre del 1949, Pasolini viene espulso dal Partito Comunista Italiano e l'Unità pubblica questo breve trafiletto: espulso dal partito il poeta Pasolini. Lui viene espulso dal partito con la motivazione di indegnità politica e morale. Pasolini rimane profondamente ferito da questa espulsione, dalla sua carica di segretario, e scrive una lettera all'indomani della notizia ad uno dei suoi compagni, amici, dirigenti della Federazione Provinciale di Pordenone, e scrive che nonostante la disumanità dimostrata dal PC nei suoi confronti, malgrado voi, parole sue, resterò sempre comunista. Sono ore drammatiche per Pierpaolo Pasolini, che pensa addirittura di suicidarsi. In poche ore si è distrutto tutto il suo mondo e attorno a lui cala improvviso un silenzio pieno di vergogna. La famiglia non gli ha chiesto nessuna giustificazione, anche il paese non ha reagito, fingeva di non reagire. Le chiacchiere io non le potevo sentire, ma era il silenzio
intorno a noi. Anche se il processo si concluderà con l'assoluzione, Pasolini non può più continuare a vivere in Friuli. La mattina del 28 gennaio 1950, insieme alla madre Susanna, prende il treno e parte per la capitale. Roma, nel 1950, ha ancora addosso i segni della guerra. È una città che si espande, ingloba la campagna, accoglie le ondate di immigrati del centro e del sud Italia. Ai suoi margini sorgono all'improvviso immense distese di baracche, le borgate, dove famiglie poverissime si ammassano l'una sull'altra in alloggi di fortuna. Periferie violente e abbandonate, da cui si tengono alla larga tutte le persone per bene. È questa la Roma che accoglie Pasolini, la Roma delle borgate, povera e vitale, che il giovane friulano percorre come un esploratore di un mondo per lui esotico e sconosciuto. Le attraversa di giorno da Rebibbia, dove vive con la madre, a Ciampino, dove ha trovato lavoro come professore di scuola media. E le attraversa di notte, alla ricerca di ispirazioni e di fugaci rapporti sessuali. Lui desiderava visceralmente di frequentare i giovani emarginati in quanto erano giovani e belli. Non troviamo scuse che impongono un comportamento piuttosto che un altro. Pasolini ha avuto soltanto la ricerca di quanto la gioventù potesse essere bella, interessante, allegra. Sono questi i ragazzi che fanno conoscere a Pasolini il linguaggio e le regole della vita in borgata. Lui li ascolta affascinato, li osserva mentre parlano e si muovono e si mette a scrivere. Il suo nuovo romanzo, ambientato nelle borgate, è dedicato a loro. Si chiama Ragazzi di vita. Ragazzi di vita esce nel 55 ed è subito un caso. La storia di alcuni ragazzetti di borgata che vivono di espedienti porta per la prima volta nella letteratura italiana il gergo dei ladri e delle prostitute. Nel giro di pochi mesi, l'ex insegnante di scuola media del Friuli è diventato improvvisamente famoso. Frequenta Giorgio Caproni, Elsa Morante, Federico Fellini, Carlo Emilio Gadda e poi Attilio Bertolucci, Laura Bitti e Alberto Moravia. È stato il romanziere che ha scoperto una realtà. Pasolini ci ha fatto vedere i ragazzi delle borgate, dei quartieri più poveri di Roma, e ci ha fatti vedere, insomma, in una maniera abbastanza strana, così. Cioè, questi ragazzi sono dei delinquenti, dei criminali, però Pasolini ne parla come di personaggi epici, cioè una forma di epica alla rovescia. C'ho una fame che mi cago sotto, dice Begalone, uno dei protagonisti del romanzo. E poi figlio della mignotta, vaffanculo, fai schifo al cazzo. Questo è il gergo dei ragazzi di vita e queste sono le parole che Pasolini riporta nel suo libro quando li fa parlare tra loro. Ma sono parole che negli anni 50, in un'Italia bacchettona e democristiana, non si possono mettere nero su bianco. E difatti alla fine del 55 la Procura della Repubblica di Milano denuncia Pasolini e Garzanti per aver dato alle stampe una pubblicazione oscena. Per la prima volta lo scrittore sarà convocato in tribunale per difendere una sua opera e non sarà l'ultima. Nella difesa per il processo Ragazzi di vita, Pasolini sostiene la tesi del realismo, ovvero sostiene che gli sarebbe stato impossibile scrivere un ritratto di Roma e dei ragazzi di vita romani senza utilizzarne il loro gergo e anche i loro colloquialismi e anche quindi il linguaggio triviale che era posto sotto accusa dai giudici. A sostegno della tesi del realismo di Pasolini si fanno avanti il poeta Giuseppe Ungaretti e il critico cattolico Carlo Bo. Carlo Bo è il presidente del tribunale. Io ero lì e gli ho chiesto: ma lei è il rettore dell'Università di Urbino? Sì, lei è cattolico? Sì. E cosa pensa? Penso che questo sia un romanzo cristiano di grande importanza. E alla fine Pasolini e il suo editore vengono assolti.
Siamo alla fine degli anni 50 e quando Pasolini festeggia la sua vittoria in tribunale è impegnato in un'attività frenetica. Scrive raccolte di poesia, saggi letterari, lavora come giornalista e sceneggiatore. Nel 59 ha anche pubblicato il suo secondo romanzo, Una vita violenta. Insomma, sembra che la sua voglia di raccontare il mondo che lo circonda non abbia davvero limiti. Ma ora in Pasolini si sta facendo strada un nuovo desiderio, quello di sperimentare un mezzo espressivo che per lui è in grado, ancor più della letteratura, di avvicinarsi alla realtà, il cinema. Ho scoperto che il cinema è qualcosa di ancora più interessante se visto dal punto di vista filosofico che da quello linguistico. In realtà il cinema non è altro che la realtà. Diciamo così, il cinema è la lingua scritta della realtà. Nel 1961, a quasi 40 anni, Pasolini debutta alla regia con il film Accattone. Il protagonista, Franco Citti, è un ragazzo di vita che si fa mantenere da una prostituta. È un film scandaloso che la censura boicotta in tutti i modi. E per Pasolini viene inaugurata una novità assoluta. Accattone è il primo film italiano ad essere vietato ai minori di 18 anni. Io credo che fosse tutto il film intero, le immagini stesse, cioè qualcosa che non era convenzionale, era fuori dalla convenzione. E ciò che non è convenzionale veramente colpisce e viene voglia di tagliarlo. Pierpaolo non era convenzionale in nessun modo. Non solo il film, ma anche la stessa figura di Pasolini è da tempo al centro di una durissima campagna denigratoria da parte di alcuni giornali di destra. È una figura che appare totalmente deformata. Pasolini vengono imputati come colpa quelli che sono i suoi romanzi e i suoi film. Quindi lui ha diverse definizioni, tutte oltraggiose, tutte offensive. Allora, il vate delle marane, il coproscrittore, il coprografo. Io mi ricordo una volta che su una rivista che si chiamava Il Borghese, che era una rivista di destra, siamo venuti fuori io e lui, c'era scritto pornografi di sinistra. Io perché avevo scritto una poesia, ma insomma oggi sembrerebbe proprio una cosa da educande, però allora aveva fatto scandalo. E lui appunto per le sue posizioni, per la sua omosessualità, che era considerata perversa per principio naturalmente. Riuniva in sé tutti i connotati che quel tipo d'Italia, che veniva dal fascismo, che comunque apparteneva appunto all'Italia più reazionaria, odiava di più. Era marxista, sia pure eterodosso, era poeta, era omosessuale e non nascondeva nessuna di queste tre caratteristiche. Anche da persone insospettabili era considerato qualcosa che era meglio stare lontani. Lei farebbe meglio a non avere degli amici così. Non so, era incredibile, no? È il novembre del 1961 e Pasolini, insieme a Sergio Citti, è ospite in una villa a San Felice Circeo, dove sta scrivendo la sceneggiatura del suo nuovo film, Mamma Roma. Un pomeriggio esce di casa e si ferma per alcuni minuti a un distributore di benzina. Pasolini ancora non lo sa, ma quella breve sosta al distributore lo farà presto precipitare in un incubo. Lui era ospite al Circeo di Elsa De Giorgi e come sempre a mezzogiorno faceva un giro in macchina e in uno di questi giri si ferma a un distributore per fare benzina, scende e va al bar, beve una Coca-Cola, era un luogo di emarginazione totale e questo è stato forse uno degli elementi che lo ha incuriosito di più a fare delle domande a questo giovane che ha risposto, non so, domande qualsiasi e risposte qualsiasi. Dopodiché lui ha preso la macchina e si è andato via. Ma il giovane benzinaio, poco dopo, si presenta dai carabinieri e afferma di essere stato rapinato da Pasolini. Accusa Pasolini di averlo minacciato con una pistola per rapinarlo, dopodiché lui l'avrebbe messo in fuga brandendo un coltello per tagliare il salame, aggiungendo successivamente che non solo è stato minacciato con questa pistola,
ma questa pistola era caricata con dei proiettili d'oro, quindi lui vide addirittura Pasolini fare questa esibizione di mettere i proiettili d'oro nel caricatore di questa pistola. Insomma, un fatto abbastanza improbabile se ci pensiamo bene. Una pistola come questa e dei proiettili d'oro. Sembra una storia da fumetto, ma le indagini vanno avanti e portano anche a un processo, con un'accusa grave, rapina a mano armata. Tant'è che il 3 luglio del 62 il Tribunale di Latina convoca Pasolini per la prima udienza. Lo accompagnano i suoi amici Alberto Moravia e Adriana Asti. Con Alberto siamo andati in macchina insieme e lui guidava malissimo, sembrava di andare a cavallo. Pazzesco. E questo era molto ridicolo, questo processo. Non c'era nessun elemento né di accusa né di difesa. Questa è una cosa talmente, andava talmente per conto suo che è come una meteora che ti casca in testa, mica puoi indirizzarla da una parte o dall'altra. Pasolini era livido, era seduto davanti al banco dei giudici, era livido. Per alcuni giornali Pasolini è già colpevole. Il Tempo di Roma pubblica l'immagine del regista col mitra in mano, foto di scena del film Il Gobbo. E sul processo aleggia la vera colpa indicibile di Pasolini, quella di essere un omosessuale. I difensori del ragazzo basano tutto il processo non sulla rapina, il porto d'armi abusivo, bensì sull'omosessualità. Cioè, nonostante il loro stesso cliente abbia sempre respinto, perché questa è una cosa che nelle insinuazioni e negli articoli dei giornali è forse la cosa più palese, la cosa più manifesta, che c'era stato un tentativo di approccio omosessuale di Pasolini nei confronti di questo ragazzo, basano tutto il processo sull'omosessualità. E qui entra in ballo un criminologo, anzi il più famoso criminologo italiano dell'epoca, fino alla morte, negli anni Ottanta, che è Aldo Semerari. Chi è Aldo Semerari? È un medico, un criminologo, professore all'Università La Sapienza di Roma. All'epoca dei fatti è considerato un luminare nella sua materia, ma è anche un uomo su cui girano strane voci. Piste che lo vedono legato alla massoneria, ai servizi segreti. È un ex stalinista passato poi al culto di Adolf Hitler. Negli anni successivi sue perizie consentiranno rapide scarcerazioni per esponenti della mafia, della camorra, della banda della Magliana. Fino al 1982, anno in cui il suo corpo viene trovato in una macchina, la testa mozzata, ucciso dalla camorra. Ed è a questo oscuro personaggio che la difesa del giovane benzinaio si rivolge per effettuare una perizia psichiatrica su Pierpaolo Pasolini. Aldo Semerari stila, non avendo mai visto né conosciuto Pasolini, ma solo in base a quello che ha letto o sentito di Pasolini, un referto dove tutto il frutto di queste sue azioni delinquenziali viene imputato alla sua omosessualità. Semerari conclude che la anomalia sessuale di Pasolini, ovvero la sua omosessualità esibizionista, denota una chiara infermità di mente che secondo lui i giudici del processo dovrebbero sottoporre ad ulteriori accertamenti. Nel processo entra di tutto. Tornano a galla i vecchi fatti di Ramuscello. Si insinua che l'avvocato di Pasolini sia in realtà il suo amante e anche un'invenzione letteraria, come la scena di una rapina che Pasolini descrive nel romanzo Una vita violenta, diventa un indizio della sua colpa. L'equazione era un autore che descrive personaggi violenti è un violento, un autore che descrive una rapina è un rapinatore. Alla fine Pasolini è condannato. 15 giorni di reclusione per rapina, più 5 giorni per il possesso di una pistola, che in tutto il processo non è mai saltata fuori. Pasolini ha avuto mille modi per difendersi, avvocati, a parte gli avvocati, anche la sua stessa personalità era una difesa di tutto questo. Eppure questo fatto mi ha lasciato sbalordito. Ecco, sono ancora qua che mi chiedo come possa essere avvenuto un fatto simile. In quegli anni intorno a Pasolini si scatena una forma di isteria, una vera e propria paranoia collettiva.
dal 60 al 62, tra le varie cose, viene denunciato da un insegnante di Avellino che sostiene che Pasolini gli avrebbe dato un passaggio in auto, lo avrebbe minacciato e gli avrebbe sottratto l'unica copia di un suo manoscritto. Da un deputato democristiano di Potenza che si sente diffamato perché nel film a cattone un personaggio porta il suo nome. Da un colonnello dei Carabinieri di Venezia che è ravvisato nel film Mamma Roma offese al buon costume. E dalla polizia stessa per favoreggiamento, perché Pasolini ha sottratto un suo amico da una rissa notturna. Insomma, in quegli anni Pasolini è l'uomo più denunciato d'Italia. E con le denunce arrivano anche le aggressioni. Il 22 settembre 1962, alla prima romana di Mamma Roma, presso il cinema Quattro Fontane, Pasolini viene aggredito da una serie di ragazzi che fanno capo all'Avanguardia Nazionale Giovanile. Finite le proiezioni del film, nel foyer, nell'atrio del cinema, un ragazzo apostrofa Pasolini con parole tipo «Mi fai schifo, il tuo film fa schifo», «La gioventù nazionale rifiuta queste porcherie, questi film osceni». Si scatena una rissa in cui Pasolini prende a schiaffi uno dei suoi giovani contestatori. Ma la cosa paradossale poi di questa rissa, in cui Pasolini per la prima volta decide di reagire proprio fisicamente, perché già dei tentativi di aggressione, ricordiamolo, c'erano stati a Venezia durante la proiezione di Accattone, peraltro. Però questa cosa non può essere accettata, che Pasolini abbia picchiato, Pasolini omosessuale, quindi una persona, insomma, si presume non, insomma, femminea, insomma, debole, non un energumeno in questo caso. Quindi il solito Lo Specchio fa una copertina appositamente dove c'è questa foto di Pasolini con i pugni, che brandisce i pugni, e questo ragazzo che gli sta davanti, schiaffoni in faccia a Pasolini. Pasolini stesso colse questa incongruenza, cioè il fatto che lui molte volte venisse descritto dalla stampa come un martire, un perseguitato, quando realmente poteva anche essere il contrario in alcune circostanze. Una volta che siamo andati al cinema insieme, uscendo dal cinema si era formato un gruppo di ragazzi che hanno cominciato a urlare Paola, Paola verso di lui. E lui l'abbiamo dovuto trattenere, perché lui lì voleva andare, ma non a fare a pugni, perché non era manesco per niente, ma voleva discutere. Pasolini non denuncerà mai queste aggressioni, ma cercherà sempre, quando possibile, di confrontarsi con i ragazzi di estrema destra. Discuteva con i giovani fascisti, li cercava lui e discuteva, perché aveva questa componente pedagogica ineliminabile nella sua vita. Lui non cercava la rissa, no, perché non era aggressivo, non era violento, almeno fisicamente non era violento, non è mai stato violento. Era violento qualche volta con le parole, questo sì. Tra una denuncia e un'aggressione, nel 62 Pasolini trova il tempo di girare l'episodio di un film collettivo. Il film si chiama Rogopag, dal nome delle iniziali dei quattro registi che firmano l'opera: Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pierpaolo Pasolini e Ugo Gregoretti. Il mio episodio Rogopag, Il pollo ruspante, interpretato da Tognazzi. Il film comincia con Tognazzi che torna a casa e gli va a aprire il bambino, il quale, avendo la passione per questi personaggi immaginari o da lui ritenuti tali, si mascherava con degli accenni di mascheramento, appunto, in quella occasione, nell'occasione in cui va a aprire la porta al papà, è mascherato con un giubbetto di pelle nera, con un bavaglio, con una scopola, con una pistola che punta contro il padre, il quale gli domanda: chi sei oggi? L'uomo mascherato? No, Nembo Kid? No, Mandrake? No, Lothar? No, sono Pasolini, e sparava. Pasolini, nel suo episodio La Ricotta,
mette in scena una grottesca rappresentazione della Passione di Gesù, allestita per un film che si gira nella periferia di Roma. Attraverso l'esposizione di scene profondamente sacre, lui vuole dimostrare la perdita di sacralità nel mondo contemporaneo attraverso una troupe cinematografica assolutamente profana. Ma un uomo come Pasolini, che ha la fama di essere scandaloso e per di più è marxista, non può toccare un tema sacro come la Passione di Gesù senza esporsi ad altri guai. E infatti 10 giorni dopo l'uscita del film nelle sale, nel marzo del 63, la pellicola viene sequestrata e Pasolini incriminato per un reato che oggi non esiste più, vilipendio alla religione di Stato. Parte tutto proprio da un sostituto procuratore, di Gennaro, che rileva nel film i caratteri appunto di oscenità e vilipendio della religione. Di Gennaro aveva qualche esperienza accessoria nell'ambito del cinema e fece portare in tribunale una moviola professionale e fotogramma per fotogramma indicò quelli che erano le sequenze, secondo lui, dove veniva commesso il reato di vilipendio alla religione, ma poi di oscenità, e poi appunto allargò il discorso perché voleva a tutti i costi colpire Pasolini e usò proprio l'espressione cavallo di Troia, indicando Pasolini, additando Pasolini come se fosse un nemico, un pericolo pubblico proprio, quindi veramente un bersaglio da colpire. Questo cavallo di Troia nella città di Dio, secondo Di Gennaro, è Pasolini, che con la sua opera ha voluto mettere in crisi i valori della società italiana. Pasolini rispose cercando di difendere quello che era il senso del suo film, cioè il fatto che in realtà nella ricotta veniva difeso il senso invece sacro della religione e veniva mostrato proprio come invece la religione venisse mercificata, venisse resa oggetto di spettacolo e di intrattenimento in modo banale, in modo grossolano, in modo ne venisse fatto mercato. Ma gli stessi argomenti di Pasolini vennero in realtà rivoltati come un guanto da Di Gennaro, che lo accusò di contorsionismi dialettici per accusare Pasolini di superbia, di arroganza, di tracotanza proprio. Nel durissimo corpo a corpo con il procuratore, Pasolini esce sconfitto. Il Tribunale di Roma condanna lui a 4 mesi di reclusione per vilipendio e il film a una serie di tagli di censura. L'Italia ha la borghesia più ignorante d'Europa. Sono le parole che Pasolini fa dire ad Orson Welles, il regista della rappresentazione sacra della ricotta. È un giudizio che rispecchia tutto l'odio del borghese Pasolini per l'uomo medio, conformista, razzista, bigotto, che lui vede come la fonte di ogni arretratezza della società italiana. Ed è per questo che prende come un impegno quello di mettere continuamente alla prova, con ogni mezzo, la morale borghese. C'era una volontà deliberata, sicuramente, di affondare il bisturi in quel tipo di immobilità, in quel tipo di oscurantismo. Era una provocazione molto meditata, spregiudicata e anche utopistica, se vogliamo, perché comunque c'era l'utopia di cambiare la società italiana. Per ottenere il suo scopo, Pasolini non ha paura di esporsi e di sfidare i conformismi di tutte le bandiere. Cioè, non aveva il concetto dell'appartenenza. Io credo che questo sia abbastanza insolito in Italia. Perché lui diceva quello che per lui era la verità. Lui non era mai diplomatico, insomma, non pensava di dire quello che gli altri volevano sentirsi dire. Lui diceva sempre qualcosa di fastidioso, di critico, di reale, di concreto, e qualche volta colpiva. Le parole di Pasolini fanno sempre discutere. Colpiscono a destra, ma anche a sinistra. Come accade nel 68, quando in una famosa poesia intitolata Il PC ai giovani, Pasolini critica il movimento degli studenti per il suo profondo carattere borghese.
Siamo nel pieno della contestazione e Pasolini ha appena finito di girare un nuovo film, Teorema. La storia di Teorema è pressappoco questa. C'è una famiglia borghese molto ricca. Un giorno in questa famiglia, secondo il mito antico biblico della visitazione, arriva un giovane e tutti i componenti di questa famiglia lo amano. È un amore improvviso, travolgente, misterioso, che li trasforma nell'intimo. E un bel giorno questo giovane, dopo essere stato con loro, aver cambiato il loro amore, se ne va. Nel momento stesso in cui se ne va, il pubblico capirà che si trattava non di un giovane carne e ossa, ma di Dio. Teorema viene invitato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, ma i più importanti cineasti italiani si stanno preparando al boicottaggio del festival e invitano Pasolini a ritirare il film dalla competizione. E Pasolini aveva in concorso Teorema. Avrebbe dovuto e voluto toglierlo dalla rassegna, ma nello stesso tempo era troppo affezionato alla sua opera poetica e alla fine ha prevalso in fondo l'amore per il proprio film e noi abbiamo fatto finta di niente. Quando Pasolini arriva a Venezia si schiera in prima linea con i contestatori che chiedono più democrazia nei regolamenti del festival, fino ad arrivare a occupare insieme a loro il Palazzo del Cinema. Questa cosa frutta Pasolini, come ad altri illustri suoi colleghi, ricordiamo c'era Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Cesare Zavattini e tanti altri, vengono denunciati per occupazione abusiva di edificio pubblico in questo caso, un processo che come molti di questo genere si concluderà con una assoluzione di Pasolini e degli altri occupanti. Ma per Pasolini i guai giudiziari non finiscono qui. Il suo film Teorema, appena uscito nelle sale, è subito sequestrato perché uno spettatore vi ha visto scene scabrose e lo ha denunciato. È interessante anche il fatto che menzioni dei dettagli di relativi a una scena che probabilmente sono dettagli che si è inventato, che sono... E qui c'è un'altra dimensione dello spettatore scandalizzato, un altro aspetto importante dello spettatore scandalizzato, il fantasma, cioè lo spettatore che si scandalizza e anche lo spettatore che proietta nel film quelli che sono dei fantasmi che lo terrorizzano, che lo turbano, che lo angoscia, e quindi vede nel film quello che non c'è. Pasolini ha una capacità che hanno in pochi, quella di scavare sotto la superficie e portare alla luce i fantasmi, i tormenti interni di una società. La sua critica nei confronti del mondo che lo circonda è diventata ormai radicale. Quindi volge il proprio sguardo al passato e immagina una trilogia di film ispirati ai classici della letteratura mondiale. Il primo capitolo del 1971 è tratto dai racconti del Decameron di Giovanni Boccaccio. Pasolini, sarà una trascrizione fedele del Decamerone o ci sarà una sua interpretazione fantastica che potrebbe dare adito così a certe polemiche? Beh sì, ci sono delle interpolazioni, diciamo di sé, la struttura del film è un po' voluta da me, insomma ci sono alcune corrispondenze, alcune simmetrie, un sistema al film insomma che è un po' deciso da me, però novella per novella sono molto fedele al testo del Boccaccio. I racconti del Decameron, portati fedelmente sullo schermo, danno a Pasolini lo spunto per un'operazione culturale fortemente ideologica. C'è in questi film un'ideologia generale, che può essere anche non capita, ma non importa. Cioè, questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente. Cioè, ho fatto questi film per criticare indirettamente il presente industriale, consumistico che non amo. Nel Decameron, Pasolini trova un'arma potente per denunciare quanto di vitale si sta perdendo con l'avanzare della modernità, il sesso gioioso e liberatorio. Non capisco perché non dare all'eros e al sesso il peso che essi hanno veramente nella nostra vita di ogni giorno, insomma, nella nostra vita umana. Cioè c'è una manipolazione anche fisica, anche del corpo nell'epoca consumistica. Allora io appunto ho ripescato questa vecchia realtà nel cui ambito ho ritrovato, cioè, un momento dell'eros
che fosse in qualche modo autentico, anche se poi io ho favoleggiato su questo. Pasolini vuole mostrare una vitalità popolare perduta, e questa vitalità si esprime proprio nel desiderio sessuale e nelle manifestazioni fisiche stesse di questa sessualità. E chiaramente questo provoca uno scandalo, una serie di scandali clamorosi. Il Decameron è probabilmente il film che in Italia ottiene il più alto numero di denunce nella storia, sono 80 denunce. Tutto questo in realtà creò intorno al film una grandissima attenzione, tant'è vero che il film fu visto da 12 milioni di spettatori dell'epoca, fu visto praticamente da mezza Italia. Anche il secondo capitolo della trilogia, ispirato da un libro del Medioevo inglese, I racconti di Canterbury, prosegue sulla stessa falsariga, nella poetica e nell'iter giudiziario. Perché I racconti di Canterbury è obiettivamente un film dove la carnalità assume anche una maggiore gravità, cioè c'è proprio una pesantezza del corpo. E lo disse poi proprio chiaramente, i critici non hanno capito niente dei racconti di Canterbury e del Decameron perché hanno omesso l'immagine dei peni, ma il senso era proprio lì, era proprio in questa immagine dei cazzi maschili che venivano sbattuti in faccia allo spettatore, e questa immagine diventava in sé non solo simbolica, ma anche il portato fisico di qualcosa che Pasolini voleva che esplodesse in faccia allo spettatore. Senta, Pasolini, la sua faccia è una faccia di uomo triste. A volte si ha l'impressione che la sua faccia sia quella di un uomo senza speranza, di uno che non crede nel progresso, che si rifugia nella mitizzazione del passato. È vero questo? Ma tutto sbagliato. Prima di tutto io sono di natura molto allegra, molto gaia. Divento serio in certe occasioni, come questa, un semi-ufficiale che mi imbarazza un po'. Poi non è affatto vero che non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo. E nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo, semmai, che dà alla mia natura gaia una svolta tremendamente triste e quasi tragica. L'urlo di Pasolini si fa disperato, solitario. Si sente estraneo all'interno di una società che vede sempre più spenta, più omologata, schiava dei consumi. Per lui neanche più il sesso, che è diventato una merce come tutte le altre, può riportare in vita una realtà che ormai vede corrotta, compromessa per sempre. Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingendici non si può credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Pasolini perde la speranza di cambiare la realtà, ma non rinuncia mai a descriverla. Lo fa con parole corsare, che sembrano rivolgersi ai posteri, pubblicate dal 73 sulle prime pagine del Corriere della Sera. I temi affrontati in questi articoli diventano immediatamente assai popolari. Per esempio, Pasolini scrive un articolo contro i capelloni, contro l'aborto, contro il divorzio. Il famoso articolo delle lucciole viene pubblicato sul Corriere della Sera, nel quale Pasolini appunto denuncia un genocidio culturale degli italiani. Tutta l'ideologia pasoliniana è concentrata lì. Non solo l'ideologia, ma anche la sua, se vogliamo, profetica analisi di quella fase della società capitalistica in cui stava prendendo il sopravvento la corruzione delle coscienze e delle menti. Anche le battaglie giudiziarie, che un tempo erano il terreno di lotta di Pasolini contro il conformismo, non lo appassionano più. Quando da direttore responsabile del quotidiano Lotta Continua viene processato per istigazione al rovesciamento dello Stato, Pasolini non si presenta nemmeno in tribunale. La sua ricerca di giustizia si è spostata su un altro terreno, quello dell'arte e dell'immaginazione. Come nel processo ai dirigenti della Democrazia Cristiana che propone nel 75. È un immaginario processo di Norimberga in cui Pasolini
nome e cognome processa personaggi di politici della Democrazia Cristiana, accusandoli di connivenza con la mafia, corruzione, disprezzo verso gli italiani. Pasolini riteneva responsabile la Democrazia Cristiana di tutta una serie di reati, come aver sopportato o sottilmente supportato quella che è stata definita la strategia della tensione, quello di aver poi ridotto il popolo italiano quasi a un livello di analfabetismo di massa con la televisione, ma soprattutto imputava alla Democrazia Cristiana quello che era poi il malgoverno costante, gli scandali, il terrorismo. Pasolini però conclude che questo immaginario processo purtroppo non si verificherà mai, in quanto in Italia mancano anche le premesse di una magistratura pulita. Davanti a un paese senza giustizia e senza speranza, Pasolini decide di sferrare la sua offensiva finale. Nella primavera del 75 gira un film ispirato a un'opera del Marchese de Sade, Salò o le 120 giornate di Sodoma. È un film cupo, raggelante, con immagini insopportabili, un vero pugno in faccia agli spettatori. Nessun regista italiano fino a quel momento aveva mai osato tanto. Salò doveva essere proprio la bomba, l'ordigno che diventava un'opera di non ritorno. Infatti Pasolini aveva detto ai suoi collaboratori: ci sarà una guerra da fare. E secondo alcune testimonianze pregustava anche questa sfida, perché sarebbe stata una sfida ovviamente senz'altro la più dura che gli si prospettava davanti. Preparando quest'ultima sfida contro il potere, Pasolini si rinchiude in una torre medievale nella Tuscia e inizia a scrivere il suo romanzo definitivo, Petrolio, un libro che dovrà riassumere tutte le sue esperienze e impegnarlo per quanto gli resta da vivere. Lui aveva, sì, questa fretta, soprattutto negli ultimi tempi, era molto evidente, come se sentisse di aver poco tempo, però non era mai la persona che si piange addosso o la persona che si sente oppresso da qualcosa, dalla morte che gli sta addosso. Questo assolutamente mai, mai. Anzi, era avido di vita. Pasolini ha vissuto un'intera esistenza, braccato, costantemente nel mirino, ma ha sempre reagito con forza, sfidando a viso aperto i suoi persecutori. E forse proprio questa sua forza che l'ha portato ad andare con sicurezza, con fiducia, verso il suo assassinio. Pierpaolo Pasolini non riuscirà mai a terminare Petrolio, né a vedere sul grande schermo il suo ultimo film, Salò. Il suo percorso di vita si interrompe all'idroscalo di Ostia, massacrato, la notte del 2 novembre 1975.